Ciao a tutti! Oggi sono qua per parlarvi degli ultimi libri e fumetti che ho letto. È un bel po' che non vi faccio un aggiornamento, quindi si sono un po' accumulate alcune cose. Ho deciso sto giro di inserire anche alcuni manga, alcuni fumetti di serie che sto attualmente seguendo. Non sarò molto approfondita nel parlarvene per evitare spoiler, però ci tenevo magari a darvi un parere, una sorta di aggiornamento sulle serie appunto che sto seguendo e che cosa ne sto pensando mano a mano. Se sentite poi dei rumori molesti, è Taki che sta dando la caccia ad una cimice. Bene. Come al solito vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto, e poi in descrizione trovate tutti i vari link da affiliate, i codici sconto da affiliata, oltre alla pagina Ko-fi. Vi ringrazio davvero di cuore per tutto il supporto. Partiamo con Amrita di Banana Yoshimoto. Questo era il libro di dicembre per il CB Book Club, io l'ho terminato un po' avanti perché non mi stava coinvolgendo particolarmente. È un libro un po' particolare della Yoshimoto, e se non sbaglio il suo più lungo, lei stessa lo definisce un po' anomalo, perché si è lasciata molto andare nello scrivere, per questo sentiva di non amarlo appieno, almeno così racconta alla fine del romanzo. Come spesso accade nei libri di questa autrice, ci troviamo di fronte a una famiglia, diciamo, non convenzionale e composta da diverse donne. Si percepisce molta collaborazione, senso di famiglia, anche se questi individui non hanno sempre legami stretti, diciamo, di parentela, di sangue, però appunto la famiglia e la casa vanno ben oltre i concetti di sangue e le quattro mura, il tetto che ti copre la testa. È una cosa che ho apprezzato tanto, anche perché la casa rappresenta proprio il rifugio non soltanto fisico ma anche mentale. Questa autrice ha poi una estrema delicatezza nell'affrontare anche temi molto difficili come la perdita e il dolore. In questo caso la protagonista ha subito un incidente grave e perde anche la sorella si è tolta la vita, quindi deve affrontare una serie di difficoltà. Non sono riuscita però ad amare questo libro innanzitutto per la confusione. Secondo me questo senso di lasciarsi andare nello scrivere si percepisce un po' nella maniera confusionaria con cui vengono esposti alcuni fatti. Io almeno ho avuto questa percezione. Inoltre c'è un tocco di realismo magico che non mi ha fatto proprio impazzire, non mi ha conquistata. Quindi non uno dei migliori che io abbia letto di quest'autrice, ma nemmeno uno dei peggiori. Riesco a capire bene perché è il preferito di tante persone, però proprio perché riesce ad affrontare diversi temi ed essendo anche più lungo rispetto ad altri suoi romanzi c'è anche più spazio per conoscere i vari personaggi, le loro dinamiche. Sono andata avanti poi con Made in Abyss, finalmente è uscito il 10° volume, l'ho aspettato non so quanti anni e devo dire che sono rimasta un tantino delusa, però ci sta perché non tutti i numeri possono essere, diciamo, super bomba. Lo vedo un po' come un numero, tra virgolette, di transizione. Secondo me ci stiamo avvicinando un po' alla fine della storia e quindi ci sta che debbano essere sbrogliate alcune vicende prima di poter andare e passare oltre. Diciamo che si conferma un fumetto molto crudele, molto triste, ecco. Sto continuando anche Shadows House, ho letto il numero 5, sono rimasta... No, questo è il numero 4. Sono rimasta totalmente spiazzata perché forse era un po' che non lo leggevo, quindi o non mi ricordo benissimo come erano i precedenti numeri, oppure effettivamente questo numero 4 è stato molto molto più denso di informazioni, di cose che succedono, soprattutto a livello un po'... non voglio dire politico, però scopriamo molto di più riguardo alla famiglia degli Shadows. Molte più cose che girano dietro questa famiglia, il motivo per cui ci sono le bambole viventi, e eccetera. Quindi è molto molto scritto. E in alcuni punti l'ho trovato un po' pesante per questo motivo qua. Forse non ero nel mood giusto per leggerlo, non lo so, però l'ho trovato un po' pesante proprio perché... veniamo proprio bombardati da tante 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 cose. Quindi da una parte sono rimasta così, però dall'altra sono contenta di avere finalmente, diciamo, delle risposte, di capire un po' meglio, anche se sono molto curiosa di vedere a questo punto come andremo avanti. Ho letto poi Lei e il suo gatto di Makoto Shinkai e Nagakawa Naruki, è una raccolta di 4 storie con al centro donne e gatti. Parte tutto dal famosissimo cortometraggio di Makoto Shinkai, da cui era stato tratto anche un fumetto che avevo amato
particolarmente e a cui si ispira anche questo libro. La prima storia infatti racconta la storia che vediamo nel cortometraggio, quindi questa ragazza che è andata per la prima volta a vivere per conto suo, un giorno tornando a casa incontra un gattino e decide di prenderlo con sé, di adottarlo e chiamarlo Chobi. Ed è una cosa che io racconto e mi piace raccontare perché la prima volta che ho letto questa storia attraverso il fumetto mi sono immaginata da subito questo gatto come la versione maschile della mia gatta Chobi. Quindi c'ero molto affezionata anche per questo motivo. Inoltre la storia è raccontata nel libro in parte dal punto di vista del gatto, che trovo molto commovente e tenero, e in parte dal punto di vista dell'umano, quindi è molto interessante questo confronto. Per il resto è una storia molto quotidiana, si parla di lavoro, di famiglia, di amicizia, primi amori e di che cosa lega appunto queste persone ai diversi gatti che incontriamo strada facendo. È una storia delicata, leggera ma non superficiale, molto carina, un po' per staccare diciamo la spina. Fra i quattro racconti ho preferito il primo, che si rifà appunto al fumetto, lo trovo più di impatto, almeno su di me ha questo effetto. Però è stata una lettura veramente molto piacevole, poi quando si tratta di Giappone gatti per me è una combo molto vincente. Ciao Taki, cosa fai qua? Ho letto poi i primi due numeri di Miss Kobayashi's Dragon Maid, un fumetto abbastanza fuori, tra virgolette, dalla mia comfort zone, perché è un fumetto comico. E io di solito non rido per le cose che fanno ridere le persone. Non so, ho un senso secondo me dell'umorismo un po' particolare, se non quasi assente, me lo dico da sola, quindi portate pazienza con me. Qua le protagoniste sono un'impiegata la cui vita viene, diciamo, sconvolta dall'arrivo di un drago che prende le sembianze appunto di una cameriera e che quindi cerca di darle una mano, perché questa impiegata ha salvato il drago e quindi per ripagare diciamo questo debito si offre come domestica. Però ci sono tanti equivoci, fraintendimenti, ovviamente la vita di un drago è molto diversa da quello di un essere umano, quindi l'aspetto comico sta proprio in questo. Simpatico, leggero, io forse da una lettura cerco anche qualcosa in più. È una lettura piacevolissima, però io non credo di continuare poi con la serie, almeno in questo momento, proprio perché cerco altro, ecco. Tutt'altri toni invece per 1945, altre storie di Gabor Santo. Anche questa è una raccolta di racconti tutti ambientati nel secondo dopoguerra. Si va ad affrontare l'olocausto, gli strascichi della guerra per quanto riguarda ad esempio le proprietà, la povertà, il lavoro, il vivere, no, una situazione di difficoltà, dover elaborare un fortissimo trauma. Quindi è una lettura sicuramente non facile e non leggera, io infatti mi sono dovuta prendere più volte una piccola pausa. Come tante raccolte di racconti, alcuni mi sono piaciuti particolarmente, hanno avuto un grosso impatto su di me, alcuni mi hanno lasciata un po' indifferente. Devo dire che nel complesso lo stile di questo autore l'ho trovato particolare, perché in alcuni momenti sembra quasi essere molto molto distaccato da quello che racconta, come se fosse proprio una descrizione quasi apatica e asettica di quello che si sta narrando, in altri frangenti invece molto teatrale, nel dipingere ad esempio il rapporto fra una madre e il figlio. Quello è il racconto che ho trovato veramente più teatrale, nel senso non c'era bisogno secondo me di arrivare ad aggiungere così tanta enfasi. Nel complesso devo dire che questo libro mi è piaciuto, ma non mi ha fatto impazzire o innamorare, probabilmente anche per i temi che va a trattare, che sono appunto molto delicati, molto spesso tristi. Alcuni racconti poi sono molto brevi, altri un po' più lunghi, quindi non sempre c'è anche il tempo di entrare magari nella storia, e anche per il proprio vissuto può essere magari difficile empatizzare o comprendere appieno determinate dinamiche, proprio perché sono situazioni che molto probabilmente non abbiamo vissuto in prima persona, quindi forse è anche difficile comprendere certi passaggi, momenti ed emozioni. Cosa che non mi è capitata ad esempio con Viaggio nella
la terra dei morti di Kashimada Maki. Anche questa è una raccolta di due racconti. Il primo mi è piaciuto tantissimo e ho visto parte del mio vissuto, il secondo invece mi ha lasciato un po' perplessa, non mi ha fatto impazzire. È un libricino abbastanza corto. Il primo racconto si sofferma su una coppia sposata che dopo diverso tempo decide di fare una vacanza e la moglie ripercorre un po' quella che è la sua storia, dal rapporto molto conflittuale con la madre e il fratello a quando ha conosciuto suo marito, una persona diciamo molto ordinaria che proprio per questo suo essere normale non andava tanto bene alla sua famiglia, per poi scoprire della sua malattia che l'ha reso invalido. Loro fanno questo viaggio proprio perché in teoria, no, le terme dovrebbero far bene un po' a tutti i malanni, e io inizialmente pensavo che ci si concentrasse maggiormente su questo aspetto, no? Che cosa succede quando la malattia, una malattia magari importante, entra all'interno di una coppia che dovrebbe essere abbastanza consolidata, in che modo può stravolgere le dinamiche, che impatto può avere sulla famiglia, eccetera. In realtà no, ci si sofferma molto di più, appunto, come vi dicevo, sulla vita della donna e in particolare il suo rapporto con la sua famiglia, che ho trovato veramente terribile, mi ha fatto sentire malissimo, però allo stesso tempo l'ho trovato un racconto che mi è parso molto vero, molto sincero e che mi ha colpito tanto per questo motivo qua, anche se racconta appunto un aspetto abbastanza negativo di quelle che possono essere le relazioni con i parenti e i familiari. Il secondo racconto invece si concentra su un gruppo di sorelle, se non sbaglio sono quattro sorelle, sempre andate d'amore d'accordo, ma poi entra in scena un ragazzo a cui tutte sembrano in un qualche modo legate, che sconvolge forse un po' le dinamiche fra queste ragazze. Ecco, questo racconto non mi ha convinto perché l'ho trovato morboso in maniera quasi insensata, troppo vicino magari all'incesto. Il modo in cui viene raccontato questo rapporto non mi ha fatto impazzire e in generale la storia non mi ha colpita particolarmente. La cosa però interessante di questo secondo racconto è che ci si sofferma un pochino di più riguardo alla cultura giapponese. Vengono fatti dei riferimenti ad esempio a diversi quartieri, le differenze che ci sono fra questi, come vengono considerate le persone che provengono da un posto invece che un altro. C'è anche qualche comparsa di street food, quindi è interessante sotto questo punto di vista, però fra i due ho decisamente preferito il primo racconto. Nuvole Nord-Ovest di Aki Irie è il primo numero di questa nuova serie che stavamo forse aspettando in tantissimi, per cui c'erano altissime aspettative, e devo dire che non sono rimasta minimamente delusa. Ci troviamo in Islanda, quindi per una volta non in Giappone, già questa cosa la trovo molto interessante perché ci sono tantissime scene ambientate nella natura, tra virgolette, selvaggia, e il protagonista è un ragazzo molto giovane che si occupa di risolvere piccoli misteri, quindi è una sorta di piccolo detective. I misteri che risolve, ad esempio, la scomparsa, che so, di una persona, di un cane e così via. È una storia piuttosto quotidiana, però io l'ho trovata molto interessante e intrigante, perché più si va avanti più ci sono alcuni misteri e che si fanno sempre più grossi, devo dire, e ti lascia con la curiosità di continuare, di leggere subito il secondo per capire che cosa succederà. Quindi questo è un fumetto che sicuramente terrò d'occhio, non vedo l'ora di leggere il secondo, anche se un po' mi piange il cuore vedere che il prezzo di copertina è di 7,50 euro, ormai leggere i fumetti è diventato molto molto costoso, devo dire. Poi non so, ho trovato anche molto spiritoso il rapporto che ha il protagonista col nonno, perché lui si trova in Islanda appunto col nonno, avendo 17 anni è impossibile, impensabile che si fosse trasferito dall'altra parte del mondo da solo, e nulla, quindi si alternano un po' scene di vita quotidiana, momenti un po' più cupi di tensione ad altri un po' più leggeri, quindi nel complesso è una storia secondo me ben bilanciata. Ho poi terminato Dune. Io avevo iniziato l'audiolibro, non ricordo se a novembre o a dicembre, fatto sta che ci ho messo tantissimo tempo a terminarlo, perché la prima metà dell'audiolibro, che ricopre bene o male la storia che vediamo nel film, l'ho divorato in un paio di settimane. La seconda metà ci ho messo invece un paio di mesi,
a terminarlo, perché avevo esaurito quello che avevo visto nel film e come stava proseguendo la storia, non so, non mi stava particolarmente appassionando. Penso che ormai bene o male tutti sappiamo di che cosa parli Dune, è un romanzo fantascientifico di diversi anni fa, da cui hanno tratto appunto un film con cui io ero entrata letteralmente in fissa, avevo fatto una testa tanta nelle varie dirette. Il protagonista è un giovane ragazzo che proviene da una famiglia, diciamo, abbastanza facoltosa, che si ritrova in un pianeta completamente diverso dal suo e quindi si deve adattare a questa nuova realtà e alle nuove dinamiche politiche, economiche. Ci sono diversi intrallazzi vari, diciamo così. Il film mi era piaciuto così tanto che ho deciso di recuperare il libro come audiolibro perché proprio in quel periodo c'era stata poi una promozione di Audible, insomma. Non mi è dispiaciuto l'audiolibro, devo dire che se non fosse stato per quello, forse il libro a un certo punto lo avrei abbandonato, perché se lo avessi iniziato soprattutto senza aver visto il film, non ci avrei capito nulla, non viene spiegato niente, non vengono spiegati, che so, i vari aggeggi o come funzionano determinate cose, le usanze, tradizioni, cioè tu sei già in quel mondo lì e viene dato tutto un po' per scontato, devo dire. È una cosa che a me non ha limitato molto perché appunto avendo visto il film alcune cose mi erano già chiare, però andando avanti nella storia, in quello che non viene raccontato insomma nel film, ho trovato un po' di difficoltà. Inoltre, l'autore ha questo brutto vizio di toglierti completamente la sorpresa, cioè lui all'inizio di ogni capitolo ti fa spoiler praticamente, ti dice già che cosa succederà o comunque manca questo effetto sorpresa perché ti dice già in anticipo che cosa andrà a succedere. Quindi, se io l'avessi dovuto leggere prima del film, ci sarei rimasta malissimo. Sarebbe risultato, secondo me, molto, molto piatto perché ti toglie l'effetto sorpresa, il colpo di scena che invece, secondo me, nel film c'è. Comunque, a parte questo, devo dire che la storia in generale mi è piaciuta. Però lo stile dell'autore, questo suo vizio di anticipare le cose, rende un po' la narrazione a lungo andare un po' pesantuccia, un po', come posso dire, piatta. Inoltre, siamo quasi sempre nella testa del protagonista che si fa mille paturnie, e anche questo a lungo andare, mamma mia, che pesantezza, ma anche meno. Quindi ho sentimenti un po' contrastanti, perché in generale mi affascina molto come storia, mi riporta un po' indietro ai primi tempi in cui leggevo di più storie di questo tipo, o in quei momenti in cui ero veramente super fissata da ragazzina, soprattutto ad esempio con Star Wars, che c'entra o non c'entra niente con questo libro, però il vibe è un po' quello. Quindi diciamo che l'idea di base mi è piaciuta tanto, l'esecuzione mi ha messo un po' in difficoltà, ecco, in alcuni momenti ero molto confusa, in altri abbastanza annoiata, non vedevo l'ora di andare avanti, quindi è stata un po' una montagna russa, ecco. Quasi in occasione di San Valentino è uscito il primo numero di Cioccolatier, che io ho letto in realtà proprio il giorno di San Valentino, che è la nuova serie arrivata in Italia di Setona Mizushiro. Di questa autrice, se non sbaglio, è uscito un fumetto che volevo recuperare da un sacco di tempo, ovvero Il gioco del gatto e del topo, qualcosa del genere. Quel fumetto mi incuriosisce particolarmente e spero di leggerlo prima o poi. Comunque, Chocolatier è una storia romantica nel senso più classico del termine. Il protagonista è innamoratissimo di una ragazza che sembra ricambiare il sentimento, ma poi no. E quindi lui, per riconquistarla, siccome a lei piacciono molto i cioccolatini, decide di andare fino in Francia a farsi assumere da un noto cioccolatier e affinare la sua tecnica, migliorare, diventare bravissimo per poi tornare in Giappone e conquistarla appunto col cioccolato. Andrà come prevede lui? Chissà. Una storia quindi d'amore, di gelosie. È interessante vedere come questo forte sentimento stravolga completamente la vita delle persone. Da una parte porta il protagonista a migliorarsi, a inseguire un sogno che però non si capisce se è un vero e proprio sogno suo o se è legato semplicemente a questa persona. E dall'altro è un sentimento quasi, tra virgolette, negativo perché lo porta ad avere una sorta di paraocchi e non vedere tutti i segnali negativi attorno a questa ragazza, a idealizzarla tantissimo. E a volte gli impedisce di vedere i suoi reali affetti che ha attorno a sé.
carino, io mi sono un po', tra virgolette, stufata di storie di questo tipo abbastanza classiche. Per quanto io ami il cioccolato e abbia apprezzato tantissimo quei pochi dolci che vediamo nel dettaglio che sembrano deliziosi, non credo che lo continuerò. Sempre col gruppo di lettura, per gennaio abbiamo letto insieme Il paese delle nevi di Kawabata, un libricino che, nonostante la sua brevità, ho trovato veramente molto complesso. Infatti ero convinta di terminarlo in un paio di giorni, ci ho messo almeno una settimana invece, perché è abbastanza articolato, ha al centro un amore non così passionale come lo definiremmo noi, ma passionale in senso forse, diciamo, giapponese, che vede protagonisti un esteta di Tokyo, quindi un uomo che non ha un vero e proprio lavoro, vive di rendita e quindi si occupa di ciò che è bello, segue ad esempio la danza e rimane affascinato da questa donna che è una geisha che lavora presso una stazione termale. Molto affascinante l'ambientazione, perché trasuda veramente tanta tradizione, da ad esempio le descrizioni del kimono, dell'ambiente, dell'inverno, ma anche del rapporto fra questi due personaggi, un rapporto che viene e non viene raccontato. Ci sono tante cose non dette che magari noi possiamo percepire o intuire, ed è una cosa affascinante perché è un po' misterioso, ma allo stesso tempo, secondo me, anche un po' frustrante. Per questo è un libro particolare, perché sa essere molto suggestivo, sa richiamare dei piccoli dettagli, essere, a modo suo, passatemi il termine, molto giapponese, però proprio per questo può essere un po' magari ostico, complicato, complesso per noi, perché non si rifà ad una relazione, un amore per come li intendiamo noi oggi, e quindi anche questo mi ha lasciato un po' così così. Da una parte mi è piaciuto perché è molto suggestivo e capisco perché abbia portato poi al Nobel per la letteratura, però dall'altra è rimasto un po' magari difficile in alcuni punti, quindi non ha saputo trasportarmi come mi sarei immaginata. Kawabata rimane un autore per me appunto a metà. Ci sono delle cose che mi sono piaciute abbastanza, come Mille Gru e Dente di Leone, che però è incompiuto, e altre cose che non mi sono piaciute per niente, come ad esempio La casa delle belle addormentate, quindi sono sempre un po' lì con questo autore. Altro fumetto super atteso, Canis Dear Mr. Rain di Zack, è il primo numero di una serie che penso sia ancora in corso, ma non ne sono sicura, anche se in questo volume c'è scritto volume unico, ma in realtà la storia proprio finisce con un continua, cioè è aperto e so che ci sono dei seguiti, quindi questa cosa può spiazzare un attimo. Però vabbè, i protagonisti sono due ragazzi con una forte differenza di età, se non sbaglio 10 anni, e sono anche due persone molto molto differenti. Quella più grande si occupa di fare cappelli al proprio atelier, disegna, progetta cappelli, e un giorno, tornando a casa, incontra per strada un ragazzo che sembra un po' che si sia lasciato andare, e viene fuori che questo ragazzo viene dagli Stati Uniti ma ha origini giapponesi e si trova lì per finire la sua vita. Ha una sorta di missione che ha a che fare poi con la criminalità organizzata, e insomma due persone appunto molto diverse, che però avendo dei trascorsi simili, nel senso hanno avuto un passato magari difficile anche se per motivi diversi, pian piano iniziano a conoscersi e in un qualche modo legarsi. Non è il classico boys love, perché in realtà di sentimentale o romantico qua non c'è praticamente niente. Iniziamo a conoscere i personaggi soprattutto attraverso dei flashback che in alcuni punti ho trovato leggermente confusionari, non capivo mai a che punto della storia stessimo. Però devo dire che sono curiosa di continuare, proprio perché sono incuriosita da queste premesse. Nonostante non sia un fumetto eccezionale per quelli che sono i miei gusti, perché appunto l'ho trovato un po' confusionario e un po' forzato nel raccontare alcune cose, soprattutto legate
al passato dei personaggi, cioè l'ho trovato veramente un po' troppo calcato e irrealistico. Però detto questo mi rimane la curiosità, il finale super mega criptico che ti annuncia, non annuncia, dice, non dice di quello che potrà succedere, quindi io sono comunque curiosa di continuarlo. Anche perché mi incuriosisce il fatto che sia un boys love lontano dal solito, diciamo così. Ho letto poi il primo numero della Vetta degli Dei di Jiro Taniguchi e Baku Yume Makura, che ha scritto il romanzo immenso da cui è tratto appunto questo manga. Questo è il primo volume di 5, devo dire che non mi è dispiaciuto. Avevo un po' di remore a iniziare questa serie perché pensavo fosse troppo legata all'aspetto tra virgolette sportivo. Si parla infatti di alpinismo, di scalate, oddio, la fascetta che tanto odio l'avevo tolta e messa lì e mi è crollata addosso. Per un attimo ho pensato fosse la cimice che Taki sta cacciando. Vabbè, torniamo a noi. Si parla di alpinismo, di escursioni, scalate, si fa riferimento a dei fatti veramente accaduti, in alcuni casi si fa riferimento a dei personaggi o degli eventi, ma li si manipola o modifica per la storia, e poi ci sono delle aggiunte proprio degli autori. Molto interessante non solo per l'aspetto, diciamo, storico, ma anche per l'ambientazione. Di nuovo, non ci troviamo in Giappone ma in Nepal, anche se alcune scene sono in Giappone, però insomma è bello vedere anche dei posti magari nuovi che non vengono spesso raccontati o rappresentati. C'è poi un alone di mistero che riguarda la scomparsa di due scalatori, in più c'è anche una forte componente psicologica, quindi è un aspetto che mi ha sorpresa molto, perché appunto io mi aspettavo qualcosa proprio più puramente dedicata alla disciplina, alla scalata, eccetera, invece si parla anche di altro, questo l'ho trovato molto interessante, per cui sono curiosa di continuare. Ultimo, non certo per importanza, ma perché è stato l'ultimo libro che effettivamente ho letto e di cui ancora devo schiarirmi un po' le idee, La casa sul mare celeste. Anche questo l'abbiamo letto per il CB Book Club, io sono contentissima di queste letture condivise, se volete partecipare anche voi vi lascio qua sotto il link al canale Telegram. C'è già tutto il programma per il 2022, quindi se siete curiosi potete vedere che cosa leggeremo insieme. Allora, di questo libro avevo sentito parlare benissimo in lungo e largo, senza in realtà entrare nel vivo della storia, perché io non sapevo di che cosa parlasse questo romanzo. Sapevo solo essere un libro tanto tanto amato da molte persone, e quindi vi avevo espresso un po' il mio entusiasmo nell'iniziare questo libro qua, al che molti di voi mi avete detto: guarda, è sì carino, però non farti grandi aspettative, cioè non è magari nulla di che, è carino, però non è il libro della vita. Quindi ho cercato di ridimensionare le mie aspettative e sono partita proprio sapendone poco e niente, non ho cercato recensioni, pareri o altro, mi sono detta lo leggo, vediamo come andrà. E me ne sono innamorata. Al centro del libro c'è un orfanotrofio speciale perché è abitato da bambini non completamente umani, che hanno magari delle capacità o dei tratti fisici fuori dal comune. E in questo orfanotrofio viene mandato un assistente sociale per valutare l'idoneità della struttura, se effettivamente questi bambini vengono cresciuti bene per la loro sicurezza, ma anche per la sicurezza magari delle altre persone, ecco, proprio perché sono eccezionali e quindi tra virgolette vanno tenuti d'occhio. È una storia tenerissima, io ho pianto. Ho pianto tantissimo perché è veramente una storia dolce e tenera, che al di là dell'aspetto fantastico e tra virgolette magico che ci possa essere collegato appunto a questi bambini, riflette secondo me tantissimo la realtà d'oggi, la quotidianità, perché alla fine ogni individuo è diverso da un altro, no? In questo caso specifico si parla anche di tratti piuttosto evidenti. Però è secondo me una bellissima metafora di quella che potrebbe essere la realtà d'oggi, di come tante persone vengano discriminate a prescindere, perché magari anche apparentemente diverse, di come vengano giudicate in base appunto ai loro interessi o al loro aspetto, i pregiudizi eccetera.
si parla anche di senso di famiglia, non in senso convenzionale. Insomma, l'ho trovata una storia che veramente ti scalda il cuore. Capisco le persone quando dicono che non è magari nulla di eccezionale, non è nulla di che, perché è una storia abbastanza semplice, non è un romanzo super avventuroso, super denso, psicologico, misterioso. È una storia abbastanza quotidiana che ha questo piccolo elemento, diciamo, straordinario che rende forse sì un po' più interessante la storia, ma che, come vi dicevo, secondo me può essere una bella metafora del mondo d'oggi. Io l'ho trovato molto tenero e me ne sono veramente innamorata perché mi ha trascinata, mi ha emozionata tantissimo. Forse l'ho letto anche nel momento giusto, forse avevo bisogno proprio di un libro un po' coccoloso di questo tipo. E nulla, io l'ho apprezzato particolarmente nonostante sia una storia, tra virgolette, semplice. Non so come definirlo, però sono veramente molto molto contenta. E per adesso è il libro più bello letto negli ultimi mesi, senza dubbio. E nulla, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi i libri e i fumetti che ho citato oggi e nel caso che cosa ne avete pensato voi. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!